credo che dovremo cambiare la storia. L'ottavo reggimento alpini. All'ottavo reggimento alpini la vittoria della gara dei plotoni, la gara regina, il trofeo internazionale delle truppe alpine. Ci siamo visti alla partenza, il comando donna ha portato tutto il suo plotone alla vittoria. Sì, è stata sicuramente una sfida difficile che ha visto tanti sacrifici, tanti momenti forti, però ne è sicuramente valsa la pena. Siamo stati veramente bravi e sicuramente una sfida esaltante. Ciò che conta è l'aiutarsi e anche l'arrivare insieme, voi ci siete riusciti. Il gruppo è quello che conta, nel momento di difficoltà l'aiutarsi l'un con l'altro fa la differenza. Ecco. Il momento di difficoltà è venuto anche da una triste notizia, è arrivata proprio alla prima giornata di partenza dei plotoni. Sì, purtroppo abbiamo avuto un lutto all'interno del plotone, è scomparso il papà di uno dei miei uomini e proprio a metà delle gare è stato sicuramente un momento difficile per tutto il gruppo, per il plotone, però ci siamo fatti forza e siamo andati avanti ancora più forti. Quindi tutto questo sicuramente è anche dedicato alla scomparsa del papà di uno dei miei uomini. Esalta la bandiera, settimo reggimento alpini. Ma invece il trofeo Buffa, quello che mette al collo la medaglia d'oro, quello più importante ad essere stato vinto dal settimo reggimento, grande la soddisfazione. Sì, le gare sono state fin dal principio difficili, infatti sostenere il nostro morale in alcune prove andate male è stato difficile, ma quella è stata la battaglia principale contro noi stessi e contro tutti gli altri plotoni. Per fortuna è andata bene, abbiamo dimostrato di essere più forti e di esserci meritati il podio, per fortuna. Ringrazio i ragazzi perché mi hanno seguito dal primo giorno della nostra preparazione fino all'ultimo di gara, tutti i preparatori, il mio reggimento, settimo reggimento alpini. Grazie ai ragazzi che mi hanno dato una mano, mi hanno sostenuta e abbiamo sopportato e siamo arrivati fino alla fine tutti assieme. Era questo che ci ha fatto vincere. Soddisfazione grandissima, veramente. È un'emozione fantastica, bella.